E in effetti è vero, ma non per i motivi che ci hanno raccontato. Quando io iniziai a scrivere questo libro nel 2003, ci sono voluti alcuni anni, questa era un'eresia, era una cosa impensabile e tutti mi prendevano per matto. Infatti uno dei motivi per cui lo scrissi era proprio perché non potevo che scriverlo in un libro, non se ne poteva parlare con nessuno. Adesso le cose sono cambiate. Ultimamente anche i mass media. Esatto, soprattutto in questi ultimi giorni qualcosa di stranissimo sta accadendo. Siamo a un punto di svolta? Non lo so, ma due settimane fa addirittura la RAI, nella trasmissione La Storia Siamo Noi, Giovanni Minoli ha fatto una trasmissione sull'11 settembre e per la prima volta ha detto le cose giuste e soprattutto ha posto le domande giuste, domande che erano state nascoste per 10 anni, domande come per esempio come è possibile che due aerei si abbattano contro delle torri e ne abbattano tre? Sì, perché sono tre le torri che sono cadute quel giorno a New York e tutti noi parliamo solo delle torri gemelle, ma un altro grattacielo è crollato, nessuno sa perché. Nessuno vuole dire perché, la versione ufficiale è si è verificato un fenomeno unico nella storia. Beh, non è una bella discussione, una bella spiegazione. Ci sono un sacco di misteri, ci sono un sacco di domande. Minoli ne ha poste decine e decine in quella giornata, ma non ha detto tutte le risposte. Le risposte le trovate in questo libro. Allora, perché è successo qualcosa di fisicamente improbabile quel giorno? No, è successo qualcosa di fisicamente completamente impossibile. Cioè noi abbiamo, a parte il fatto che una terza torre è caduta per simpatia rispetto alle altre, perché forse è una prova d'amore, si è suicidata vedendo le due gemelle superiori a un certo punto crollare, no? Perché non ci sono altre spiegazioni logiche, razionali, scientifiche. Quello che è successo è che queste torri si sono letteralmente polverizzate, sono crollate su se stesse nell'arco di 10 secondi alla velocità della caduta, della materia in caduta libera. Questa cosa non è scientificamente possibile, tranne che l'edificio sia stato proprio demolito in qualche maniera. Ed è la stessa tesi che oggi sostengono decine di associazioni negli Stati Uniti. Ci sono associazioni di architetti, di ingegneri, di fisici, associazioni di piloti militari che chiedono la verità sull'11 settembre. Non sono esperti del settore. Sì, adesso all'inizio c'era stata questa grande polemica, se non ci sono architetti, perché molti architetti avevano paura di perdere le loro carriere, di perdere i loro lavori parlando di questo argomento. Adesso questa paura sta lentamente svanendo perché ci sono milioni e milioni di persone che non credono più alla versione ufficiale e abbiamo centinaia e centinaia di ingegneri, architetti strutturali, i quali si sono messi insieme in una grande associazione e stanno combattendo perché si faccia un'inchiesta indipendente sull'argomento. E poi, prego. Ma dove acquistare il libro? È difficilissimo, si può trovare su internet andando sul sito mito11settembre.it. oppure cercate su roberto.info, che è il mio blog personale, www.roberto.info, oppure ce n'è ancora 3-4 copie qui allo stand per i primi fortunati che arrivassero ad accaparrarsi, sono poche. Ma su internet www.roberto.info trovate un sacco di mie cose scritte nel blog e comprese tutte le istruzioni su come procurarsi questo libro. Peraltro adesso anche tradotto in rumeno e in inglese, quindi se ci fossero rumeni o americani, l'ho trovata anche esatto nella vostra casa. Io un'ulteriore cosa che volevo dire è che appunto qui non si tratta, di solito quando si interpreta la storia, no? Si parla di supposizioni della storia. Qui non sono supposizioni, qui sono dimostrazioni scientifiche. Sì. È quella la cosa che sconvolge. Esatto, l'era delle supposizioni era circa 8 anni fa, quando a un certo punto si è iniziato ad aprire questo vaso di Pandora, quando si è iniziato a scoprire che c'erano tutta una serie di cose che non tornavano nella versione ufficiale. Nel frattempo molte di queste domande dell'epoca hanno avuto delle risposte, sono state dimostrate, ci sono stati dei professori dell'università danese di Copenaghen che hanno analizzato le polveri del crollo e hanno trovato un esplosivo militare che di fatto è solo un grande esercito militare possiede, una nanotermite che è l'elemento con cui sono state distrutte. È uno studio scientifico
quindi a questo punto siamo di fronte ormai alla realtà scientifica, tutto il resto è disinformazione. Queste sono cose che in televisione si sta iniziando solo adesso a parlare in maniera vagamente attinente con la realtà, prima ci hanno solo voluto confondere le idee, però il modo migliore comunque di informarsi resta andare a leggersi i libri con le migliaia di dettagli necessari al coso. Poi tra l'altro io ho affrontato anche il problema in modo umoristico, perché ci sono cose troppo tristi perché sia sufficiente piangere, bisogna riuscire a riderne sopra, così come in mezzo a un teatro di guerra con tutti che si sparano troverete sempre un gruppo di bambini gioiosi che sulle rovine di una casa crollata da una bomba sono lì a giocare incuranti della tragedia in corso. E l'ironia di Roberto è eccezionale, la sua ironia è anche racchiusa in quel libro. E Roberto, un'ultima domanda ti vorrei fare. Qui però sul palco sono stato serissimo, Sì. Un'ultima domanda. Sì, neanche della conferenza di oggi che si è tenuta oggi pomeriggio. Un'ultima domanda, quella che si fanno tutti quando vengono a sapere queste cose, ma perché gli americani dovevano farsi un autoattentato? Perché il governo americano doveva permettere questo? Questa è la storia purtroppo del mondo. Se andiamo a vedere nella storia scopriamo che anche nella seconda guerra mondiale l'attacco di Pearl Harbor, il famoso attacco di Pearl Harbor, in realtà era parzialmente voluto dagli americani stessi come pretesto per entrare in guerra, il famoso incidente del Golfo di Tonkino che è stato usato per entrare nella guerra del Vietnam, è stato storicamente adesso dimostrato, non si è mai verificato e potremmo andare avanti così. È una vecchia pratica, lo stesso Hitler quando ha attaccato la Polonia aveva raccontato che i polacchi lo avevano attaccato, poi ha perso la guerra e la verità è venuta fuori. Però il concetto è che la storia è vero, la scrivono i vincitori, ma per la prima volta nella storia adesso c'è un fenomeno strano, con internet la storia oggi la scrive anche il pubblico e allora abbiamo la storia dei vincitori e la storia del pubblico. Quale delle due vincerà? Io faccio dipende per la da seconda. Noi e dipende da noi. Un applauso a Roberto, al coraggio di Roberto anche per denunciare certe cose. Bene, Roberto, allora l'ultimissima domanda proprio, ma allora gli americani dopo l'11 settembre cosa hanno guadagnato? Hanno guadagnato l'entrata in guerra, quindi in zone con un'elevata concentrazione di petrolio, hanno ottenuto il Patriot Act, cioè una nuova legge che toglie molte libertà agli abitanti degli Stati Uniti per regole di sicurezza, diciamo, ma invece Bin Laden cosa avrebbe dovuto ottenere da un attacco del genere? Beh, è diventato l'uomo più odiato del mondo, hanno fatto un sacco di t-shirt con la sua faccia senza pagargli i diritti d'autore, non so se ci ha guadagnato molto. Eh già, queste sono domande che ci dovremmo fare tutti. Allora, ringraziamo ancora una volta Roberto Quaglia, il mito dell'11 settembre è presente sullo stand lì sulla vostra sinistra di Lo Sai, ci sono rimaste poche copie perché oggi ne abbiamo vendute parecchie fortunatamente. E adesso... Allora adesso ringraziamo anche l'associazione Emporio Etrusco che si batte come tutti noi contro la costruzione di un mega centro commerciale.